riscaldamento e raffrescamento, mi riferisco alla prima tabella, quello che è stimato è che per quanto riguarda, prima riga in rosso, gli uffici, il risparmio energetico che si ottiene passando da una classe D ad una classe A è di circa il 54%, che direi che è un numero abbastanza rilevante. Guardando la tabella sotto e prendendo un altro esempio, per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, il risparmio, passando sempre, in questo caso faccio riferimento all'ufficio, ma vedete che sotto ci sono anche degli altri esempi, passando da una classe D ad una classe A ottengo il 21% della riduzione dei consumi energetici. Ora vi renderete conto che è vero, ci interessa molto ed è sicuramente il vantaggio principale ottenere degli impianti che mi diano un elevato contenuto tecnologico, mi permettono di vivere al meglio i miei spazi, ma se questi mi permettono anche di avere un risparmio economico sui miei consumi, sicuramente la soluzione è molto molto performante. Ok, qua giusto qualche informazione sempre sulla normativa. Per quanto riguarda la suddivisione in classi energetiche, questa normativa definisce quali sono le funzionalità che un edificio deve avere per entrare in una classe piuttosto che in un'altra. E vediamo che per quanto riguarda appunto il controllo del riscaldamento, un edificio è in classe A se ha la possibilità di controllare in maniera automatica ogni zona in base alla presenza e alla comunicazione, Per quanto riguarda invece il controllo dell'illuminazione, un edificio è in classe A se ha la possibilità di gestire l'illuminazione in base al rilevamento della presenza. Ok, qualche altro esempio. Vedete da questo breve grafico al centro della pagina che i consumi energetici nel settore terziario tendenzialmente si suddividono in questo modo, quindi circa il 32% è dato dall'illuminazione, circa il 41% è dato dal riscaldamento ambiente, 15% riscaldamento acqua e 12% aria condizionata. Ovviamente questi sono tutti consumi che possono in qualche modo essere abbassati o comunque migliorati utilizzando delle funzioni di automazione. Facciamo qualche esempio giusto per farvi capire che cosa si intende. Per quanto riguarda l'illuminazione, ovviamente dotare delle funzionalità che mi abilitino la gestione automatica delle accensioni degli apparecchi in base alla presenza di sensori di presenza o di movimento sicuramente mi può dare un risparmio, perché mi evita tutte quelle situazioni in cui magari in una sala non presidiata viene lasciata accesa la luce, ma questo può valere anche per la termoregolazione e questo mi porta a uno spreco energetico. Così come la regolazione automatica in base alla luminosità, quindi in base anche alla luminosità esterna, mi aiuta sicuramente a contenere quelli che possono essere i miei consumi energetici. Per quanto riguarda la termoregolazione, vi faccio giusto qualche esempio per non entrare proprio nel merito di tutto, visto che riceverete tutti questi documenti. Per quanto riguarda la termoregolazione, avere la possibilità di suddividere microzone indipendenti con cronotermostici mi aiuta a contabilizzare meglio i miei consumi e anche a gestirli, così come avere dei comandi automatici in base alla presenza del personale. Passando invece alla gestione di azionamenti e chiusure motorizzate, sicuramente in questo caso, un po' come abbiamo detto prima per l'illuminazione, avere dei comandi automatici che mi vadano a funzionare in base alla presenza o meno, quindi in base al presidio o meno di un determinato ambiente, mi può dare un forte risparmio. Non ultima è anche importante la supervisione da remoto, quindi la possibilità di supervisionare il mio impianto e anche, oltre che diciamo, visionare tutto quello che succede, avere la possibilità di vedere lo stato dei miei impianti e fare una sorta anche di previsione della manutenzione. Ok, allora vi abbiamo un po' raccontato quali sono le funzionalità che si possono ottenere con gli edifici aumentati e anche quali sono secondo noi i vantaggi più specifici. Ora vi chiedo di rispondere a un breve poll, giusto per farci capire cosa secondo voi può essere più interessante, quale funzionalità nei vostri specifici progetti ritereste utile.
in maniera anche un po' da scambiarci queste informazioni. Ovviamente poi se ci sono domande in merito io e Francesco siamo disponibili. Ok, chiedo ad Alessandro di far partire il poll, se non è già stato fatto. Eccoci qua. Qual è la funzionalità che reputi più interessante? Dovete selezionare una sola voce tra e-mobility, gestione clima ed energia, supervisione e connettività, gestione accessi, driving e comfort, sicurezza da guasti. Come al solito potete fare la vostra scelta direttamente sullo schermo per coloro i quali ci fossero delle difficoltà a fare in questa modalità, e si possono scrivere la loro scelta in chat in modo da includere la loro risposta nelle nostre statistiche. Ha votato già il 48% dei partecipanti, aspettiamo ancora qualche secondo, è una direi un sondaggio molto interessante, visto l'argomento che ci stanno sottoponendo i nostri relatori. Aspettiamo ancora qualche secondo, 5 secondi, e vediamo i risultati. I risultati sono questi: e-mobility 6%, gestione clima ed energia 50%, supervisione e connettività 9%, gestione accessi, living e comfort 22%, sicurezza da guasti 13%. A te Giulia per il commento. Ok, allora gestione clima la fa da padrone. Ovviamente è un tema molto importante, soprattutto è sicuramente diciamo molto legato al discorso che facevamo prima, no? All'efficientamento energetico. Personalmente pensavo ci fosse qualche interesse, cioè insomma qualche punto in più per la parte di mobility che noi stiamo vedendo esplodere ultimamente, ma grazie mille a tutti voi per le informazioni. Ovviamente qualsiasi approfondimento che poi vogliate fare riguardo questi temi e non solo, sarà possibile farlo nei one to one. Non so se Francesco hai qualche commento anche tu, altrimenti andiamo avanti con la seconda parte. Sì, diciamo che la gestione del clima e la gestione dell'energia vanno abbastanza di pari passo, nel senso che sicuramente era una delle parti più impattanti per quanto riguarda l'efficientamento energetico, sta proprio in un'accurata gestione del clima, però non è l'unica. Quindi sì, sicuramente è un aspetto molto importante, soprattutto se inserito in un contesto in cui tutto è diciamo integrato e lavora in sinergia. Esatto. Va bene, vi ringrazio. Allora, io vado avanti. Ho ancora lo share, giusto? Sì, certo Giulia. Procedi pure. Ok, allora adesso vi racconto un po' quali sono le applicazioni che noi definiamo, comunque comunichiamo di più come edifici aumentati. Faccio una premessa, non sono le uniche applicazioni, non vuol dire che un edificio aumentato può essere soltanto una di queste tipologie di edifici o comunque di strutture che andremo a vedere ora. Diciamo che queste sono applicazioni che si prestano molto, si prestano anche direi in maniera abbastanza importante al periodo che stiamo vivendo, no? Quindi ai cambiamenti che alcune tipologie di strutture dovranno o stanno già vedendo, perché comunque adesso abbiamo qua la proiezione degli uffici, ma tutti noi sappiamo che l'ufficio col tempo, in parte già lo è, diventerà più un luogo da incontro più che un vero e proprio luogo da lavoro. E quindi diciamo sono sicuramente strutture più esplicative e che più incarnano insomma il cuore dell'edificio aumentato, i bisogni dell'edificio aumentato, ma dall'altro lato non sono le uniche. Quindi partiamo con gli uffici. L'approccio che noi teniamo un po' nello spiegare queste soluzioni si basa ovviamente sui bisogni del cliente, no? Quindi su una riflessione, su uno studio su quelli che sono i bisogni dei clienti, quindi degli utilizzatori di queste strutture, e poi in parallelo una mappatura di quelle che sono le funzionalità che noi possiamo dare tramite la nostra gamma prodotti a questi attori.
Partiamo appunto dall'ufficio. Quali sono le esigenze? Sicuramente una buona illuminazione, probabilmente nell'ufficio questo è un tema molto molto importante, perché va a incidere sulla produttività, quindi sul modo e sulla qualità del lavoro delle persone. La gestione del clima, quindi tutta la gestione della termoregolazione dell'edificio in tutte le sue varie zone. L'efficientamento energetico, che è ovviamente legato anche alle prime due, nel senso che una buona gestione dell'illuminazione e ancora di più del clima mi portano ad avere un'elevata efficienza energetica nel mio building, nel mio ufficio, e quindi anche una gestione corretta e oculata di quelli che sono i costi. Il controllo accessi e la supervisione, proprio questa mattina con Francesco stavamo vedendo una soluzione, un'opportunità nella quale viene chiesto un controllo accessi per un ufficio, quindi anche questo è un tema abbastanza, diciamo, ricorrente. La sicurezza e la continuità di servizio, ovviamente devo poter garantire sicurezza degli impianti, devo poter garantire anche un monitoraggio degli impianti per fare in modo che non ci siano dei fermi. E poi la mobilità elettrica, questo soprattutto in un contesto in cui, e noi lo dico per esperienza, molte aziende stanno un po' rivedendo il loro parco auto in ottica green, ad oggi sicuramente molti uffici, molte sedi aziendali iniziano ad avere l'esigenza di avere delle infrastrutture di ricarica per auto elettriche. Ok. Quali sono un po' le gamme prodotti, comunque le nostre proposte? Ora, ovviamente questo webinar non vuole entrare nel merito dei singoli prodotti, il messaggio però è che per ognuna di quelle esigenze noi abbiamo una gamma prodotti completa che ci permette di gestirla, quindi illuminazione clima con tutta la gamma Connex, l'efficientamento energetico con il System Pro e tutta la parte anche di Intelligent Distribution, la parte di BMS che ci permette di andare a fare una supervisione a tutto tondo del mio edificio, e anche tutta la gestione di quello che può essere il controllo accessi, continuità di servizio con tutta la parte di distribuzione elettrica e gli OPS, e poi la mobilità elettrica con una gamma completa di stazioni di ricarica a partire dalla corrente alternata, quindi ricarica lenta e accelerata, fino alla corrente continua, quindi ricarica veloce, in alcuni casi ultra veloce. Sull'ufficio abbiamo anche fatto qualche esempio di funzionalità che possono essere un po' esplicative, no? Di che cosa si riesce a fare e di che tipo di impatto questo può dare. Un esempio appunto lo Human Centric Lighting, che grazie ad alcuni dispositivi della nostra gamma Connect, nello specifico il Dali Gateway, ci permettono di creare un ambiente che sia in grado effettivamente di ricreare la luminosità dei ritmi biologici delle persone. Quello che riusciamo a fare è andare a modulare la temperatura del punto di bianco durante la giornata, e ovviamente questo mi permette di essere più produttivo, quindi avere effettivamente una luminosità che mi stimola la produttività e mi permette di lavorare in maniera più efficiente. Ovviamente questo ci permette anche di fare una manutenzione preventiva, perché conteggia anche le ore di funzionamento delle lampade e quindi ci può stimare il momento in cui sarà necessario andare a fare degli interventi di manutenzione. Un'altra funzione abbastanza esplicativa, abbastanza importante, comunque sicuramente rappresentativa di quello che sarà l'ufficio, o che è già in alcuni casi l'ufficio, è il controllo smart delle aule meeting. Per controllo smart non si intende soltanto la prenotazione barra apertura, in questo caso riusciamo a gestire nei BMS, quindi in quei contesti di edifici un pochino più strutturati, quella che è un'app che ci permette di andare a gestire tutte le funzionalità di una sala. Quindi se io ho un impianto che mi va a gestire illuminazione, tapparelle, termoregolazione e altre funzionalità all'interno della mia stanza, inquadrando un QR
QR code con il mio telefono, vado a avere una sorta di supervisore che dal mio smartphone mi permette di andare a gestire tutte le funzionalità della sala. Ok, andiamo sulla seconda tipologia di edificio aumentato, l'ospedale. In questo caso la logica è sempre un po' la stessa, quindi partiamo dai bisogni e mappiamo le funzionalità. Sicuramente per quanto riguarda l'ospedale il primo bisogno, quindi la prima necessità è quella di avere un impianto sicuro. Non posso permettermi di rischiare che ci siano dei guasti in una struttura di questo tipo, con dei contesti che possono essere anche molto delicati. Allo stesso modo, lo stesso discorso vale per la continuità di servizio, che è molto correlata alla sicurezza in questo caso. C'è poi la necessità di gestire il paziente, quindi di avere un sistema che mi permetta di comunicare in maniera semplice con il paziente, ma semplice ma efficace. La supervisione dei miei impianti e, ultimo ma non ultimo, perché abbiamo visto essere un tema molto importante, anche un po' in base alla risposta che ci avete dato, l'efficienza energetica, quindi la gestione dei consumi in maniera efficiente. Quali sono le nostre soluzioni che ci permettono di rispondere a questo bisogno? Ovviamente tutta la distribuzione, la sottodistribuzione dei quadri elettrici, anche con quadri di sala operatoria, continuità di servizio con la gamma OPS, gestione del paziente con il sistema di chiamata ospedaliera Clinos e la serie civile che è antibatterica, quindi una serie civile sugli ad hoc per contesti particolari, la supervisione tramite il BMS e poi l'efficienza energetica un po' come prima, quindi con le soluzioni Clima Eco Connect, l'Insight Pro e tutta la parte di Intelligent Distribution. Ripeto, l'ho già detto prima, lo scopo non è quello di andare a raccontarvi per filo e per segno la nostra gamma prodotti, ma lo scopo è darvi l'informazione, quindi farvi sapere che abbiamo delle soluzioni e stimolarvi ovviamente a chiederci informazioni in un'altra sede più, dedicata. Finiamo con l'hotel, che è l'ultima tipologia di struttura aumentata da noi mappata. In questo caso quali sono le esigenze? Ovviamente il comfort del mio ospite, che ovviamente si può declinare sia in gestione del clima, quindi le aree comuni, ma soprattutto le stanze devono essere gestibili in un determinato modo per fare in modo che la persona si trovi bene, quindi sia sempre accontentata anche un po' da questo punto di vista. La gestione dell'illuminazione vale un pochino lo stesso discorso, devo poter gestire la luminosità, le luci artificiali, ma non solo, anche la luminosità naturale all'interno delle mie stanze. Il controllo accessi. Anche qui abbiamo sicurezza e continuità di servizio, non posso permettermi di avere dei guasti e fare in modo che il mio ospite non sia contento e quindi magari decida di non tornare più presso la mia struttura. Efficienza energetica nei termini che abbiamo visto prima, quindi avere una buona gestione dei consumi, una buona gestione effettivamente dei servizi che riesco a dare. E poi in questo caso non tanto come esigenza primaria ma come servizio differenziante tutta la parte di mobilità elettrica. Considerate che ad oggi molte strutture si stanno strutturando per avere delle infrastrutture di ricarica, anche perché sui più comuni portali, faccio un esempio Booking, iniziano ad esserci dei filtri che mi permettono di individuare quali alberghi hanno effettivamente questo servizio e diventa un vero e proprio servizio aggiuntivo. Chi ha l'auto elettrica, che se io non ho la possibilità di mettere su Booking il flaggettino che dice che ho la colonia di ricarica, neanche mi guarda e quindi inizia a diventare un servizio differenziante molto molto importante. Ok. Anche qui un pochino lo stesso discorso di prima, quindi la nostra gamma è di fatto completa per riuscire a rispondere a tutti questi bisogni. In più rispetto alle slide precedenti c'è la parte di controllo accesso con anche Tacteo,
che è una placca capacitiva in vetro molto molto bella esteticamente, che sicuramente si presta per applicazioni alberghiere di un certo tipo, abbastanza premium, e poi anche la gamma di citofonia di Welcome M. Direi che il resto più o meno ve l'ho già raccontato nelle slide precedenti, quindi magari non vi annoio oltre. Ok, allora vi ho raccontato che cosa sono le strutture aumentate, quali sono le applicazioni per noi un pochino più rappresentative. Ora vi racconto che cosa può fare effettivamente ABB a completamento di queste, dell'offerta prodotti. In realtà siamo molto flessibili, nel senso che siamo in grado di dare, oltre alla gamma prodotti, tutta la parte di messa in servizio e programmazione, fare formazione all'utente, dare un supporto tecnico, definizione di architettura e disponibilità a blocchi funzionali, poi dando effettivamente tutte le informazioni necessarie al fine della programmazione, della messa in servizio. Però questo è soltanto, diciamo, una delle due opzioni, ed è di fatto un'opzione che viene effettuata, viene diciamo offerta soltanto su richiesta del cliente. Questo perché molto spesso la filiera in ambito elettrico prevede la presenza anche di altri attori, quindi i system integrator, che di mestiere fanno effettivamente la messa in servizio di impianti di questo tipo. Ecco, per noi, nel caso in cui aveste o vogliate avere un system integrator vostro conoscente, o comunque un professionista a cui vi affidate e che già conoscete, non è assolutamente un problema. ABB offre formazione a questo cliente. Questa mattina, ad esempio, abbiamo proprio fatto una formazione sul nostro prodotto a un system integrator che andrà a mettere in servizio un impianto. La formazione consiste in corsi connex, che possono essere entry level oppure corsi certificati a pagamento, corsi dedicati per integrazioni, corso anche per la configurazione del sistema, e poi c'è tutta la parte di supporto tecnico gratuito da vedere, insomma, con il sistema integrator. Quindi qua il messaggio è: a seconda della vostra esigenza, se avete già un professionista o se non l'avete, ABB vi può dare una mano. Ok, allora vi abbiamo raccontato un po' tutte le funzionalità, e soprattutto vi abbiamo detto quali sono le strutture che noi prendiamo un po' come strutture esemplificative degli edifici aumentati. Ora vi chiediamo se voi siete effettivamente ingaggiati in progetti, oppure state per realizzare un progetto relativo ad una struttura aumentata, e vi chiedo di farci sapere se questa struttura è una struttura medica, un ufficio, un hotel. Ovviamente sappiamo che possono non coprire tutti i casi, magari segnate quella che più si può avvicinare alla struttura a cui state lavorando o che state pensando di ristrutturare. E niente, insomma, fatecelo sapere. Ok, chiedo ad Alessandro di partire con il poll. Sì, esatto. Da questo momento è possibile esprimere la propria scelta sullo schermo come prima. Hai un progetto in corso o sei interessato a nuove opportunità? Indicaci la struttura più affine: struttura medica, uffici, hotel. Quindi, come diceva Giulia, non è che sia una scelta, diciamo, visto che ci consente il sondaggio di esprimerci con una sola voce, segnate quella di maggior vostro interesse. Ovviamente poi potreste essere interessate anche a tutte, sostanzialmente. Ha espresso il proprio voto il 58%, aspettiamo ancora 10 secondi e terminiamo. Direi che c'è una netta prevalenza tra uffici e hotel. Ah. Sì. Ecco qui, chiudiamo il sondaggio. Okay. Ecco qua le percentuali: 19% struttura medica, 34% uffici, 47% hotel. Ah, 47% hotel, questa è un'informazione molto interessante, nel senso che vuol dire che effettivamente quel comparto che per ovvi motivi l'anno scorso è stato molto più bloccato,
In questo momento si sta riprendendo e sta facendo delle attività e delle evoluzioni, delle attività di ristrutturazione. E questa è un'informazione molto molto interessante per noi. È interessante anche la percentuale degli uffici, probabilmente più prevedibile, nel senso che ormai diciamo l'ufficio è destinato un po' a cambiare. Mi fa strano invece che ci sia poco intervento sulle strutture mediche, probabilmente perché la maggior parte degli interventi sono stati fatti nell'ultimo anno per ovvi motivi, per ovvi e tristi motivi. Ecco. Va bene, allora io vado avanti a questo punto. Abbiamo finito. Io vi ringrazio ovviamente per la vostra attenzione e anche appunto per il tempo che ci avete dedicato. Vi lascio con un ultimo invito. Avrete la possibilità di diciamo fare una consulenza commerciale con me e con alcuni colleghi, iscrivendovi tramite il link che vedete qui sotto, che credo sia presente anche in chat. Ovviamente lo scopo è quello di condividere un po' quelle che sono le vostre opportunità e capire se possiamo darvi una mano. Si tratta di una prima consulenza di circa 15 minuti, ma giusto per indirizzare la richiesta, poi ovviamente se nel caso in cui ci sia effettivamente un progetto in cui noi possiamo fare qualcosa, porteremo avanti con le persone dedicate sul nostro territorio. Aggiungo che i posti disponibili per le consulenze non sono tantissimi, nel senso che abbiamo disponibilità domani mattina e venerdì pomeriggio, quindi vi invito, se siete interessati, ad iscrivervi quanto prima, per evitare insomma che poi magari non troviate lo slot più, diciamo, che più si adegua ai vostri impegni e ai vostri orari. Ok, io vi ringrazio, ho concluso, quindi lascio la parola ad Alessandro per una breve conclusione e vi saluto, grazie mille. Grazie a Giulia Ferrarese e a Francesco Rui per quest'ora veramente piacevole e interessantissima che abbiamo trascorso. Volevo dire, a proposito degli appuntamenti, che potete ovviamente anche salvare per ora il link, poi vedere la vostra agenda con calma e verificare se domani per voi è una buona giornata oppure lo è il 9. Domani è una mail di follow up, ovviamente gli appuntamenti, diciamo così, le disponibilità per gli slot di domani mattina ovviamente saranno esaurite, ma ci sarà ancora la possibilità, se troverete di nuovo il link anche nella mail di follow up, di prenotarvi per venerdì pomeriggio. Io ringrazio ABB per questa occasione, per aver approfondito un tema che sta diventando sempre più di attualità, non solamente appunto riguardante le strutture sanitarie, i musei, gli uffici, le strutture sanitarie, gli hotel e gli uffici, ma dicevo museo perché uno dei nostri partecipanti, Giacomo, ci dice: io ho scritto hotel ma in realtà sto lavorando al progetto di un museo multimediale. I campi di applicazione ovviamente sono tantissimi, dico bene Giulia e Francesco, quindi potete ovviamente approfondire l'argomento, qualsiasi sia il progetto che avete in testa e che preveda ovviamente l'utilizzo di ciò che Francesco e Giulia hanno illustrato. Bene, grazie a tutti. Buon pomeriggio, ci vediamo presto con nuovi eventi di ABB e di InfoBuild e InfoBuild Energia. Ciao a tutti da Alessandro Bertocchi. Ciao Francesco, ciao Giulia. Buonasera. Grazie mille.